Dante 700 è un progetto che nasce da un'idea del sindaco di Firenze, Dario Nardella, in un giorno freddissimo di febbraio, dove si è pensato di realizzare questo reportage fotografico, proprio in stile di reportage, di quello che è un percorso di Dante in vita, tra Firenze, Ravenna, Venezia, Verona e alcune sue tappe importanti. Siccome l'entusiasmo principale per fare queste foto, che poi alla fine sono ricche di lapidi e di busti e di statue, non è facile trovare un timone che possa percorrere in maniera emozionante per chi deve guardare questa mostra, è stato deciso di utilizzare delle tecniche rivoluzionarie in modo tale da contestualizzare queste cose dantesche e far vedere quello che guardano. Quindi, per esempio, abbiamo fotografato il cupolone del Brunelleschi, dove c'è un inferno, un paradiso, un purgatorio, per la prima volta nella storia dalla parte opposta di cui ci è dato la possibilità di vederlo. Normalmente si entra nel Duomo di Firenze, si alzano gli occhi al cielo e si vede questo cupolone con tutto questo affresco enorme. Sono riuscito, grazie all'opera del Duomo di Firenze, a farmi portare dentro la lanterna, esattamente in cima alla cupola, e da lì, con una volgarissima corda tesa all'interno della lanterna e un'altrettanto volgare carrucola, abbiamo calato 85 metri di filo da pesca con una fotocamera sferica appesa. Ne è nata la prima foto nella storia dall'alto verso il basso della cupola, che quindi ci dà la possibilità di ammirare questo affrescato da un punto di vista che non è mai stato realizzato. Con questa tecnica abbiamo fatto altre fotografie, si parla di addirittura fotografare da sott'acqua una statua di Dante e Virgilio che è a Venezia, e lì ho deciso di tuffarmi e immergermi per fotografarla appunto e dare la sensazione dell'acqua che bagna l'obiettivo. Ci sono altre immagini, come molto più normali ma altrettanto emblematiche, si va a vedere la Selva Nera in quelli di Ravenna, la Cassetta delle Ossa a Ravenna, che reca scritto ancora Ossa Dantis, fino a, con questa tecnologia sempre molto panoramica, grazie all'uso di droni, la fonte dove nasce il fiume Arno, e sul Monte Falterona. Molte di queste immagini sono sempre prese, come dicevamo, da prospettive insolite. C'è un artista che a Ravenna ha dipinto una pergamena lunga 40 metri, e anche quella è una fotografia zenitale fatta dall'alto. C'è un inferno del Battistero, luogo dove Dante è stato battezzato, e a questo inferno incredibile, in cima alla cupola, molto in alto, e anche questo scatto fa vedere tutto il Battistero che gli gira intorno. Spaziamo anche, come dicevamo, in situazioni molto più umane e quotidiane. Siamo andati a scuola, in un istituto tecnico, in un liceo, a vedere una lezione su Dante. Abbiamo fotografato nella magnifica Biblioteca Laurenziana a Firenze una Divina Commedia antichissima. Siamo andati in un santuario, il santuario della Verna, a Laverna, a trovare i frati francescani, esattamente nella stanza dove Francesco, San Francesco, ricevette le stigmate, c'è un Dante sul legno. Abbiamo portato anche la Porta Lignea, un portale antichissimo del 300 con inciso Dante Alighieri su un'anta e Petrarca sull'altra. Questa porta è esposta all'ingresso della mostra e si passa attraverso essa per entrarci. Tra le altre fotografie c'è un affresco all'interno di un ristorante fiorentino, che però è un ritratto di Dante del 300. Addirittura pare che chi ha fatto questo affresco fosse in vita insieme a Dante, forse l'unica persona che può forse averlo incontrato in vita, e quindi potrebbe essere molto simile al nostro sommo poeta. Il naso di questo Dante non è aquilino, contrariamente a tutti gli altri ritratti che vedremo poi susseguirsi. Questo ha un naso completamente diverso, e questa è una cosa molto curiosa. Molte foto sono prese dall'alto, molto dall'alto, come un Dante, la statua di Dante davanti a Santa Croce a Firenze, e quella è una fotografia che è stata fatta non con un drone ma con un'asta alta 13 metri, con un Dante che guarda al crepuscolo tutta la città dalla quale è stato cacciato. Come dipinto Francesca da Rimini nell'Inferno dantesco del 1810, che viene portato all'interno della galleria nel Museo degli Uffizi. Sono foto che cercano di vivere, cercano di far emozionare per quello che si può percepire ancora oggi della presenza di Dante Alighieri. Dante 700 parte dal Quirinale, la casa degli italiani, per poi venire a Firenze,
nel Museo di Santa Maria Novella, al Museo della Lingua Italiana, e proseguirà poi all'estero a tappe in tutto il mondo.